Thank you.
Thank you.
Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta.
luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera. Guidaci, Signore, nelle tue vie. Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore. La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata. Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi. Siano le primizie della nostra fede. Fa che oggi cresciamo nel tuo amore. E tutto operi al bene nostro e di tutti. Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini. Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nel cielo. Ti affidiamo, Padre, questa nuova giornata con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive nell'unità dello Spirito Santo tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e sfere, e ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sete di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo, in Cristo.